Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi vedremo insieme Bocca di Rosa. Farò ascoltare la prima pagina e studieremo l'introduzione, i primi due righi. Ecco qua. Questo è un brano di Fabrizio De André che ho adattato per organetto ad 8 bassi. Ecco qua. Ci fermiamo qui, quindi tranne le ultime tre note di questa pagina. L'introduzione com'è? Siamo in settima posizione, 5, 3, quindi 5, 3 in apertura, quinto dito, terzo dito, così. E questo. In apertura 5, 3, pausa, 5, 3, ancora, quindi pa, pausa, poi 5, 3, andiamo in sesta posizione, 2, 3, 4. Ripetiamo questo, quindi pa, pausa, pa, Napoli. Quindi pa, pausa, pa, Napoli, ancora questo, pa, pausa, pa, Napoli, quindi mettendo un metronomo a 54, molto lento, è così, pa, pausa, pa, Napoli, ancora questo, pa, pausa, pa, Napoli, ancora questo, 5, 3, pausa. 5, 3, 2, 3, 4, quindi pa, Napoli, chiaro? Quindi 5, 3, pausa, 5, 3, 2, 3, 4, fatelo tante volte, questo quindi pa, pausa, pa, Napoli, 3 cerchiato, chiudo il 4 in apertura, chiaro? Metto in video ciò che dovete imparare, ecco qua. Avete 5-3, pausa, 5-3, poi in sesta posizione 2-3-4, il 3 cerchiato sempre in apertura, il 3 cerchiato in chiusura e il 4, ci siamo fermati qui, per poi fare la scala. È così, ripetiamolo, pausa, Napoli, 3 cerchiato, chiudo il 4, fate questo per 2-3 ore in modo che lo imparate benissimo e poi ritornate su questo video. Bene, bentornati, ripetiamo ciò che avete imparato finora, così, pausa. Aggiungiamo subito una scala, saliamo in quinta posizione, 3, 2 cerchiato, 4, poi scendiamo in sesta posizione, 2 cerchiato, 4, e così, 1. Pensiamo un e subito il 3. 1. 1. 1. 1. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, cerchiato, 4. Scende in sesta posizione, 2, cerchiato, 4. Quindi è 1. 1. Fatelo per 2-3 ore e poi tornate sul video. Bene, bentornati, sapete fare questo ora. 1. Dobbiamo collegare al 4 di prima, senza dire un, sarà così. Quindi il 4 sarà l'un, quindi fate questo per un'altra mezz'ora. Bentornati, sapete fare questo ora. E subito il rigo successivo, che è come l'inizio. Pausa. Cambia solo qui, che c'è il 2 cerchiato in chiusura e il 2 in apertura. Quindi ricapitolando tutte e due righe così, pausa, 3 cerchiato, chiudo il 4, pausa, 3 cerchiato, 2 cerchiato, apro col 2. Abbiamo finito quindi questi due righi, tranne le ultime due note di questi due righi, quindi come dicevo prima abbiamo fatto due righi tranne le ultime due note. Bene, questa è solo l'introduzione di Bocca di Rosa, ho fatto ascoltare la prima pagina, però se vedo che ci sarà tanta condivisione sui social, quindi tanto interesse, proseguirò con i video, altrimenti non avrà senso fare, insomma, altri video di questo brano. Bene,
questa lezione è tutto, insomma vi ricordo che è un brano in 6 ottavi, fate solo l'inizio, insomma come avete notato sono abbassoniti come tanti stop, quindi è diverso rispetto alla parte di dopo. Per questa lezione è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti!